nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, prima di celebrare questi santi misteri, ci riconosciamo tutti bisognosi della misericordia e del perdono di Dio. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Dio che nel sangue dei martiri hai posto il seme dei nuovi cristiani, concedi che il mistico campo della Chiesa, fecondato dal sacrificio di San Teodoro, produca una messe sempre più abbondante a gloria del tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
dal libro dei Proverbi. Ogni parola di Dio è purificata nel fuoco. Egli è scudo per chi in lui si rifugia. Non aggiungere nulla alle sue parole, perché non ti riprenda e tu sia trovato bugiardo. Io ti domando due cose. Non negarmele prima che io muoia. Tieni lontano da me falsità e menzogna. Non darmi né povertà né ricchezza, ma fammi avere il mio pezzo di pane, perché una volta sazio io non ti rinneghi, e dica chi è il Signore. Oppure, ridotta all'indigenza, non rubi e abusi del nome del mio Dio. Parola di Dio. Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola. Tieni lontana da me la via della menzogna, donami la grazia della tua legge. Bene per me è la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento. Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola. Per sempre, o Signore, la tua parola è stabile nei cieli. Tengo lontani i miei piedi da ogni cattivo sentiero, per osservare la tua parola. Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola. I tuoi precetti mi danno intelligenza, perciò odio ogni falso sentiero, odio la menzogna e la detesto, amo la tua legge. Lampada per i miei passi, Signore, è la tua parola. I tuoi precetti mi danno intelligenza, perciò odio ogni falso sentiero, odio la menzogna e la detesto, amo la tua legge. Dalla lettera di San Paolo a Galati. Fratelli, vi dichiaro che il Vangelo da me annunciato non segue un modello umano. Infatti, io non l'ho ricevuto né l'ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. Voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo. Perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e la devastavo, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com'ero nel sostenere le tradizioni dei padri. Ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il Figlio suo, perché lo annunciassi in Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco. In seguito, 3 anni dopo, salì a Gerusalemme per andare a conoscere Cefa e rimasi presso di lui 15 giorni. Degli apostoli non vidi nessun altro se non Giacomo, il fratello del Signore. In ciò che vi scrivo, lo dico davanti a Dio, non mentisco. Parola di Dio. Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù convocò i dodici e diede loro forza e potere su tutti i demoni e guarire le malattie. E li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Disse loro: non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non portatevi due tuniche. In qualunque casa entriate, rimanete là, e di là poi ripartite. Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro città e scuotete la polvere dai vostri piedi come a testimonianza contro di loro. Allora essi uscirono e giravano di villaggio in villaggio, ovunque, annunciando la buona notizia e operando guarigioni. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Prima di fare l'omelia volevo intanto porgervi i saluti del nostro arcivescovo Monsignor Giovanni Accolla. Io avevo detto che questa sera avremmo vissuto questo momento di festa, di famiglia, anche con la presenza delle altre confraternite della zona ionica. Ecco, lui mi ha raccomandato di porgere a voi il suo saluto e senz'altro lo sentiamo spiritualmente unito a noi in questo momento celebrativo. Ringrazio per la sua presenza il signor sindaco, l'amministrazione comunale, il colonnello Triolo della Polizia Metropolitana, ringrazio la presidenza del CID che ci onora della loro presenza qui questa sera. Il CID è l'organo che un po' coordina tutte le confraternite dell'Arcidiocesi di Messina e la loro presenza qui è significativa perché ci fa capire come, ecco, si sentono voluti bene, si sentono presenti e coinvolti, ecco, nelle nostre celebrazioni. E poi ringrazio di cuore e saluto affettuosamente le altre confraternite che sono convenute con noi questa sera per condividere questo momento di festa, questo momento di gioia, questo momento esaltante dello Spirito. Ringrazio ovviamente le nostre due confraternite, intanto innanzitutto il governatore e l'arciconfraternita di San Teodoro, che quest'anno è protagonista nella organizzazione della festa, e anche il governatore e i confrati della confraternita della Santissima Annunziata. Io credo che, ed è quello con cui spesso ci confrontiamo con il sindaco, con gli amministratori, che quando c'è la volontà, la collaborazione, ecco, di voler fare le cose riescono se si lavora insieme, ecco, se riusciamo ad arrivare a un punto comune che vuole essere quello non di piangerci addosso, ma di fare. A noi, a me, ma penso un po' anche a chi mi sta accanto, sa benissimo come la penso a proposito dei numeri. A me i numeri non interessano, così come non interessano al Signore. Al Signore e al sottoscritto interessa il cuore. Quando le cose sono fatte con il cuore, quando è il cuore che presentiamo al Signore, allora anche, ecco, se non siamo centinaia di migliaia, però quelle cose che facciamo il Signore senz'altro le gradisce e le accetta come, ecco, nostra devozione, come nostro sentimento di amore e di volontà di volerlo amare e di volerlo seguire. Carissimi confrati, ecco, delle altre confraternite che siete venuti da fuori,
Questa sera in questa Chiesa Madre c'è tutto il cuore di Casaldecchio, perché questa chiesa custodisce il busto, il mezzo busto di Sant'Onofrio che vedete troneggiare sull'altare maggiore. Questa Chiesa Madre custodisce la statua argentea di Sant'Onofrio, ancora nostro celeste patrono, e questa Chiesa Madre in questo momento custodisce l'immagine della Santissima Annunziata e di San Teodoro. Dicevo che c'è tutto il cuore di Casaldecchio in questo momento riunito qui in Chiesa Madre, ed è significativo, direi, che siamo qui nella Chiesa Madre di tutte le chiese, perché vuole significare questo centro di comunione, questo centro di amore, questo centro che ci deve aiutare tutti a vivere insieme, a collaborare insieme, a camminare insieme. E la vostra presenza, ecco, arricchisce questa nostra gioia e la arricchisce soprattutto nella celebrazione eucaristica, momento centrale della vita della Chiesa, della vita di ogni cristiano. La festa di San Teodoro e della Santissima Annunziata ogni anno, ecco, richiama il gesto, il segno che abbiamo vissuto poc'anzi dinanzi a questa Chiesa Madre e che vivremo poi dopo dinanzi quasi alla Chiesa della Santissima Annunziata, che è il segno del bacio degli stendardi, il segno della pace, quella pace che il Signore Gesù il giorno di Pasqua ha donato all'umanità. Pace a voi. Sono state le parole di Gesù risorto, rivolto agli apostoli, ma rivolto alla Chiesa universale, rivolto al mondo intero. Pace a voi. Noi vogliamo augurarci che quel segno esterno sia un segno che tocchi il cuore di ciascuno di noi. Altrimenti, se questo segno non arriva a toccare il cuore di ciascuno di noi, resta una cosa che non ha alcun significato. I segni ci aiutano tutti, i segni della liturgici o i segni processionali ci aiutano se ci facciamo toccare il cuore, se quel segno dice al nostro cuore che dobbiamo lavorarci, dobbiamo lavorare per costruire la pace, per costruire la comunione, per costruire la comunità. E quello che Gesù ci ha detto questa sera nel Vangelo è significativo, perché può essere positivo per noi, ma rischia di essere anche negativo. Quando Gesù manda i discepoli, quando Gesù manda in questo caso i santi ad evangelizzare, dice: non prendete niente con voi, perché l'operaio ha diritto alla sua ricompensa. Però, dice Gesù, non lo dico io, lì dove vi accolgono entrate, rimanete là e lì date loro la buona notizia del Vangelo. Ma a coloro che non vi accolgono, sono parole dette da Gesù e che potrebbero riguardare anche noi, a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro città e scuotete la polvere dai vostri piedi a testimonianza contro di loro. Non basta conoscere Gesù, bisogna vivere la fede, bisogna vivere il nostro essere cristiani, il nostro essere battezzati, altrimenti il rischio è proprio questo, che Gesù neanche la polvere della nostra terra vuole nelle sue scarpe, la scuote, la toglie. Noi vogliamo invece vivere la nostra fede proprio strettamente unite a Lui, in modo tale che questa seconda parte del Vangelo cerchiamo di non farcela riguardare, perché altrimenti sarebbe superfluo, dicevo poco fa il Presidente del CID, fare le processioni, fare le feste ai santi, se poi il nostro cuore è lontano da Dio, se poi il nostro cuore non vive l'esperienza di una forte comunione con Dio, sarebbe solamente teatrino. E dicevo poco fa che il Signore San Teodoro, la Madonna Santissima, Sant'Onofrio, i nostri santi patroni di teatrini non ne hanno bisogno, hanno bisogno del nostro cuore. E allora facciamo in modo che questa nostra festa, che è festa di pace, che è festa di comunione, che è festa di carità,
possa segnare in ciascuno di noi il desiderio di essere cristiani così come il Signore ci vuole, in modo tale che la santità di Teodoro, la santità dei nostri patroni, in maniera speciale la santità della Madonna Santissima, possa rispecchiare nella vita di ciascuno di noi. Amen. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio e Signore nostro, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna? Il Signore ci conservi in questa fede e ci dia la forza di testimoniarla. Amen. Sia glorificato il nome di Dio Padre, che ha concesso la salvezza al suo popolo e lo circonda di un amore senza limiti. Per intercessione di San Teodoro, martire, a lui rivolgiamo con fede la nostra preghiera e ad ogni invocazione diciamo: mostraci, Signore, la tua misericordia. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Ricordati, Signore, della tua Chiesa, preservala da ogni male e rendela perfetta nel tuo amore, e fa che tutte le genti conoscono te, unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo, tuo Figlio, preghiamo. Per l'intercessione di San Teodoro, conceda ai nostri parenti e amici prosperità e salute, fa che godano della tua benedizione sulla terra e nel cielo, preghiamo. Conforta coloro che sono oppressi dalla fatica e dal dolore, difendi la dignità dei poveri e degli esclusi e suscita in noi il desiderio del servizio verso di loro, preghiamo. Concedi alla tua Chiesa, Signore, il dono di numerose e sante vocazioni e alla vita sacerdotale e religiosa, preghiamo. Per la nostra comunità parrocchiale, per l'arciconfraternita, perché sull'esempio di San Teodoro possiamo essere sempre pronti a dare la nostra vita per il servizio di Cristo e del Vangelo, preghiamo. E preghiamo per le confraternite qui presenti, per il CID, perché questo segno nella Chiesa molto bello della presenza di questi nostri fratelli e sorelle impegnati in maniera speciale nel servizio della comunità possa essere un segno che ancora oggi sappia dare un messaggio di speranza, un messaggio di amore a tutti. Preghiamo. E vogliamo raccomandare alla bontà e alla misericordia di Dio l'anima benedetta del nostro fratello Teodoro e di tutti i nostri cari defunti, perché il Signore apra loro le braccia della sua misericordia. Preghiamo. Lo chiediamo a te, o Signore, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, che hai dato al tuo santo martire Teodoro la forza di preferire al peccato la morte, accogli le nostre offerte e fa che serviamo al tuo altare con la piena dedizione del santo del nostro spirito, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. A imitazione del Cristo tuo Figlio, il santo martire Teodoro ha reso gloria al tuo nome e ha testimoniato con il sangue i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio, per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate di tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giovanni, l'ausiliare Cesare e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Onofrio, San Teodoro e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.
invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Thank you.
preghiamo. Abbiamo partecipato ai tuoi santi misteri, Signore, nel glorioso ricordo di San Teodoro Martire. Questo sacramento che lo sostenne nella passione ci renda forti nella fede e nell'amore in mezzo ai rischi e alle prove della vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Vi rubo ancora 3 minuti. Ancora neanche un'ora è passata della messa. Non vi potete lamentare. Sedetevi. Faccio miei e rinnovo tutti i ringraziamenti che già ha espresso Padre Alessandro. Desidero ringraziare anche le forze di polizia, il coro e la banda che hanno dato un'ulteriore solennità a questa bellissima cerimonia. Desidero ringraziare Padre Alessandro per lo zelo, l'impegno con cui svolge la missione di servizio e di guida per la nostra comunità. Questa è una festa particolarmente sentita nella nostra comunità. E all'interno di questa festa c'è un momento bellissimo con una forte simbologia. Il bacio degli stendardi rappresenta il desiderio di pace, la ricerca della pace. E la pace è la condizione senza la quale è difficile realizzare qualcosa. Perché essere in pace significa essere in pace con se stessi e in pace con gli altri. Significa che si è capaci di ascoltare ciò che dicono gli altri, significa che non ci sono né asti né rancore, significa che si vuole lavorare assieme. Ed è questa la cosa più importante. Significa che non ci sono fenomeni di respingimento, ma bensì volontà di accogliere gli uguali ed anche i diversi, perché questa è una condizione fondamentale che trova la forza nell'uomo, quindi nella religione, nella morale, nell'etica. E io credo che noi dobbiamo ringraziare chi ha avuto veramente questa grande idea di inserire all'interno di questa manifestazione questa bellissima tradizione. Ma dobbiamo riflettere tanto su questo, in un mondo dove praticamente ogni giorno si consumano, non si sa su quale altare, non si sa per quale obiettivo, o meglio si conoscono bene gli obiettivi, momenti di odio e di rancore, di divisione. Io credo che noi non abbiamo bisogno di questa. E questa bellissima presenza qui, anche delle confraternite dei paesi vicini, testimonia come i momenti di unità che si dovrebbero moltiplicare anche nella vita comune di tutti i giorni, danno il senso alla nostra stessa vita. Stare soli non serve, bisogna stare assieme, ma stare assieme con pace, con serenità, con voglia di guardare ad un futuro migliore. Del CID, in parte rappresentato qui questa sera, ecco, ringrazio tutte le confraternite convenute a questo momento di comunione e ringrazio Don Alessandro perché ha offerto l'opportunità di sperimentare cosa significa essere confrati. Mi riallaccio anche in parte a quanto detto dal sindaco, non avevo mai visto questo momento del bacio degli stendardi, ma non mi soffermo solo sul bacio, quello che c'è stato dopo, l'abbraccio tra i confrati sotto, dopo il bacio dello stendardo. Ecco, e quello credo che sia stato rappresentato attraverso un gesto cosa significa essere confrate, questa fratellanza che è alla base dei nostri sodalizi. E dunque benvengano questi momenti di comunione, questi momenti belli che non si fermano certamente soltanto all'aspetto della liturgia, all'aspetto della pietà popolare, della devozione, ma che poi devono diventare atto concreto già da questa sera quando finisce, già da domani nelle nostre comunità, nelle nostre realtà, con l'obiettivo davvero di creare questa unione e unità. Quindi grazie a tutti,
bel numero questa sera qui presenti, come dicevo all'incontro, mi auguro che sia l'inizio di qualcosa che possiamo costruire, perché insieme si cresce nella diversità di tanti carismi, dicevo, nella diversità di tanti colori. L'obiettivo è sempre uno solo: testimoniare Cristo, soprattutto nella carità, che poi è la caratteristica delle nostre confraternite. Dunque grazie ancora, lo dirò eternamente, a Don Alessandro, grazie Ernesto, perché ha saputo cogliere quella che era un'esigenza che noi sentivamo come coordinamento diocesano e ha permesso di essere qui questa sera. E un saluto particolare, naturalmente, consentitemi, alle due confraternite del luogo, ma soprattutto all'arciconfraternita di San Teodoro, perché è festa di San Teodoro, festa loro che viene partecipata a tutti noi, quindi festa di tutti. Grazie. E prima della benedizione permettetemi ancora un ringraziamento che vuole essere, penso, espressione del ringraziamento di tutti. Noi sappiamo quanto sia difficile oggi organizzare una manifestazione, perché ci sono tante cose da preparare, ci sono tante teste da raccordare, ci sono tante situazioni da sistemare. Ecco, tutto questo noi possiamo riuscirlo a fare, dicevo poco fa, se c'è la sintonia, ecco, tra di noi. Per cui il ringraziamento penso che sia doveroso e dovuto a Giovanni, il governatore dell'Arciconfraternita, che insieme ai confrati, insieme alle consorelle, ecco, della stessa confraternita si sono adoperati per la buona riuscita di questa manifestazione. A tutto questo poi si aggiunge che combattere con mia non è facile, quindi insomma diciamo che tutto questo sicuramente poi è il sconto dei peccati nel purgatorio, quindi te li trovi avanti poi per il paradiso. Voi avete visto che a Casalvecchio non ci facciamo mancare niente, abbiamo il sindaco con la stampella, abbiamo una bella capretta fuori che ci ha accompagnato per tutta insomma grazie a Dio tutto, ecco, è per la gioia e per la manifestazione dell'esternazione, ecco, del nostro essere gioiosi per il Signore e per la gloria dei santi. Adesso, dopo la benedizione, ci disponiamo per la processione. Non abbiamo motivo di fare né confusione e né spingerci verso di fuori, quindi con calma, come sempre, aprirà la processione e la croce con i due candelieri. Dietro la croce andranno le confraternite ospiti. Dietro le confraternite andrà la confraternita dell'Annunziata con il simulacro della Santissima Annunziata, poi ci sarò io, dietro di me ci sarà la statua di San Teodoro con la confraternita e dietro la statua di San Teodoro ci sarà l'amministrazione comunale e dietro la banda e poi tutto il popolo santo di Dio. Ricordiamoci, l'ho detto ieri sera, che stiamo facendo una processione. Capisco che il cavallo ci incita a fare confusione, vero? Però ricordiamoci che sul cavallo c'è San Teodoro, e quindi noi vogliamo vivere questo momento di processione pregando e chiedendo al Signore, per intercessione della Santa Vergine di San Teodoro, ecco, che ci aiutino a crescere tutti nella santità e camminare tutti verso Dio. Vi ricordo che poi, uscendo la processione, andremo subito verso il macello e poi scenderemo dall'altra parte. Poi accompagneremo tutti San Teodoro nella chiesa di San Nicolò, entrerà pure la Madonna là dentro, lì faremo il sorteggio, concluso il sorteggio, in processione accompagneremo la Madonna Santissima all'Annunziato, dove ci sarà il secondo bacio e poi finalmente avremo il rinfresco che la confraternita ci vuole offrire per forza, e noi in pazienza ci sacrificheremo e prenderemo questo rinfresco. Finito il rinfresco, ecco, accompagneremo con la banda lo stendardo e i confrati dell'Arciconfraternita a San Nicolò e così concluderemo, ecco, la nostra bella manifestazione e la nostra bella giornata. Vi ricordo altresì che domani è il giorno del Signore, no? Io dalle mie notizie, non so se il presidente del CID ha notizie differenti, io dalle mie notizie
ecco, non so di nessuno che sia morto perché è andato a messa due volte, il sabato e poi la domenica, vero? No, neanche tu hai notizie di questo. Benissimo. Quindi ricordiamoci che domani è domenica, il giorno del Signore, la Santa Messa domenicale, come sempre, per domani alle 18.30, preceduta alle 17.30 dal Catechismo, poi alle 18 il Santo Rosario e la Coroncina del mese di maggio. E poi l'altro appuntamento ce l'avremo mercoledì prossimo, mercoledì 22, nel quartiere delle Case Popolari, per l'inaugurazione, la benedizione, l'inaugurazione dell'altarino di Santa Rita. Quel quartiere l'abbiamo dedicato a Santa Rita, ci vedremo lì per la benedizione e la celebrazione della messa in onore di Santa Rita. E poi lo annuncio già questa sera, se il governatore me lo permette, sì, bene, dell'annunziato in questo caso. Poi concluderemo il mese di maggio con la benedizione e l'apertura del portone nuovo della Chiesa della Santissima Annunziata, che grazie a Dio è quasi in fase di parto finale. Quindi, ecco, per cui il 31 maggio poi faremo un programmino ad hoc per vivere quest'altro momento di conclusione del mese di maggio, ma anche di inaugurazione del portone nuovo che ci voleva, che era mal ridotto lì all'Annunziata. Come ben sapete, quando si fanno le cose nuove c'è bisogno che tutti ci passiamo la mano sulla coscienza e anche sulla tasca, quindi ci dobbiamo, ecco qui, dare una mano per far sì che tutto possa essere ben fatto bene, ma anche pagato quanto prima, per evitare di allungare troppo le cose. Bene, accogliamo la benedizione del Signore e poi ci prepariamo per la processione. Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre, che ci hai riuniti oggi per celebrare la solennità di San Teodoro, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Cristo Signore, che ha manifestato in San Teodoro la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Lo Spirito Santo, che in San Teodoro ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera conversione di fede e di amore. E per la gloriosa intercessione di Maria Santissima Annunziata e di San Teodoro, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Siate testimoni gioiosi dell'amore di Dio che abbiamo celebrato, e nel suo nome andiamo in pace. Viva Maria e viva San Teodoro!